Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi su Age of Empires 2 Definitive Edition con sempre e comunque lo scenario RPG Dark Lord in compagnia di Lord Cuto Citrus. Hola. E siamo qui oggi perché c'è un aggiornamento importante dove questo scenario aggiunge nuovi trigger, nuove possibilità di gameplay e soprattutto le boss fight. C'erano già i boss, come avete visto nel video precedente, ma adesso sono personalizzate, quindi ognuno rompe i coglioni a modo suo e noi glieli dobbiamo rompere, oppure ce li rompe lui, poi vediamo come va. E non vedrete tutta la partita, vedrete parti salienti, in modo tale che voi possiate vedere le boss fight personalizzate. Bene, la prima parte la vedete, dove sceglieremo i nostri personaggi per poi muoverci nell'ammazzare questi figli di puttana. Tu chi ti prendi? Chi ti prendi? Scegli tu, dai. Tu vuoi fare arciere? Ecco, questa è una battaglia iniziale. Vediamo un po' se i nostri riescono ad ammazzare almeno un cavaliere. Ah sì, dai, meno male, dai. Ah beh, dai, qualcuno lo ammazzano, dai, bene, bene. Gli stavo pensando di prendere meditazione invece. Però non lo so. Yeah. Tu che dici? Poi c'è il secondo bonus al decimo livello. Esatto, bravo, fatemi in mente. La pietra, che in questo caso è a 0, quindi noi siamo a livello 0, rappresenta il nostro livello. Aumentando di livello, raggiungendo fino a livello 10, si potrà sbloccare una nuova abilità in queste tende. Tu potresti già prenderti qualche equipaggiamento, visto che hai la cosa che non mangi, quindi... Potresti già prenderti un arco. Mi prendo il primo, che dici? O già il secondo? Va benissimo. Sì, il primo. Con 60 di oro io potrei prendermi pure un anello. Io a me serve. Prenditi i tuoi e prendo i miei. Base. Io mi prendo tutti quelli da più 2 perché mi servono. Sì. Io mi prendo in primo e in terzo. Va bene? Ok. Va bene per te? Sì, sì. Perfetto. Con 20 di oro io mi voglio comprare giusto una collana. Ti dispiace se prendo questa che mi dà 30 HP? Ah no, no, prendi. Con 5 di oro potrei prendermi pure la prima. Lasciami la seconda e la quarta. Ok, mi prendo la prima e la terza anche qua. 0 di oro, perfetto. Ragazzi, questo è il setting ideale, uno dei set ideali per iniziare una partita. Ok, quindi vuol dire che le bacche sono già spawnate. Ci prendiamo un po' di... Io sto ammazzando già qualcuno. Ogni volta che si prendono risorse a terra, vengono sempre condivise con tutti e due i giocatori. Quindi non è importante, ci vanno tutti e due. Ok, ad esempio, io sono qua. Io aspetta, sono qua aspetta che ti faccio visualizzare. Ok, vai. Io vado sul tappeto. Ecco qua. Da tutte e due. 18 di cibo a me. E poi si ripete il ciclo perché ritornano le bacche dopo un po'. Esatto. Ogni quanto tempo? Una decina di minuti. Ok. Bene, bene, molto bene. Se voi andate qua a sud, ci sarà un granito, dove c'è questo arciere degli occhi.
una volta ucciso. Stessa cosa con il relitto. Si possono comprare le torce al mercato, cioè che ti aumentano il campo visivo. Sì. In questo caso il mio campo visivo è basso, quindi io non riesco a vedere le unità che ci sono dentro. Se avessi avuto una torcia più grande, un campo visivo più grande, l'avrei vista e avrei perso meno tempo qui a fare questa cosa qua, vedi? Ah, ok. Fiero. Loro mi avrebbero potuto attaccare la tenda, invece l'ho dovuto fare sempre io. Dove ci sono le tende grandi del P3, quelle sono le loro basi e sono più protette. Ok ragazzi, allora adesso, come potete notare, sono livello 1. Ad ogni livello ti danno anche delle risorse in più. Adesso andiamo per questa zona qua, che ci dovrebbe stare il cibo. No, hanno scammato in diretta, era da un'altra parte. Vi faccio vedere un'altra zona dove ci sta la possibilità di avere del cibo ogni tot tempo. Adesso ve la faccio vedere subito. C'è un carretto distrutto. Qua c'è il nemico. Ecco il nemico. La Madonna. Qui c'è un attendo. Sì. Ecco, questa è un loop di cibo che ogni tot tempo voi potete avere 15 di cibo. E fidatevi che è ottimo, veramente ottimo. Allora, distruggiamo questa tenda, vediamo se ci dà qualcosa. Vieni anche tu? Mi sa che c'è qualcosa. Ecco, la Madonna, Piero. Non lo sapevo. Grazie. Abbiamo anche dei soldati. Possiamo... Che? Ma chi è? Chi è andato? No, che panga, sono andati i miei. Ah, arrivo. Ma cazzo. Sono anche i miei uomini. Beh, un problema se la facciamo. Ma come cazzo, è che non mi ricordo. Io ho paura di fare le cose, Gianna, capito? Che penso che sono potenti, non lo so. Eccomi. Non mi morire, Ferdinando. Ti ho occupato la King. Occhio che questi che stanno per arrivare sono molto forti contro le frecce. La Madonna. Ma fanno schifo. Vabbè, che sono all'inizio, mi sa. A Ferdinando gli piace tanto l'avampost. Madonna, se li va a distruggere la chiesa lo ammazza. Ma dove va? No, stanno attaccando i pirati. Oh, vabbè, c'è Yanaris. Salve. Infatti sì, eccomi qua ragazzi. A me mi devi far più forte, No, fai pazzia. Allora amici, questa parte è una missione molto importante, perché praticamente qui
c'è la possibilità di farci questi anelli che si trovano su questa cinta riparizzata, che sono molto buoni soprattutto per chi gioca in guerriero. Pertanto adesso Bellissima. aspetteremo a Cidrus per poi iniziare la No, vai, missione. vai. Sto arrivando, parti. Parto? Dove si va? Dove devo andare a fare la missione? Dove? Ah, ecco così, ok, a posto. Ok, siamo in una situazione difficile. I giganti del sud stanno avanzando. Dobbiamo difendere questo posto. Molto, molto complicato. Loro vogliono mangiare degli alberi, sono gli antenati dei colossi. Basta dal 2018 per informazione questa cosa. Oddio, ho trovato delle truppe. Che cazzo ne sapevi? La madonna! No, 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 vedi, 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 Sono a quelle ok. salvole. No, non devono arrivare lì. Perché? E questi hanno un attacco forte. Ok, uno è morto, uno è morto. Un soldato è morto, però. Cerchiamo di salvarci più uomini gialli possibili. E poi Ok. ci serviranno. Infatti, ragazzi, se noi riusciamo a far sopravvivere più soldati del P4, diventeranno nostri alleati. Ecco quel lanciere che si è ammazzato inutilmente. Vabbè, comunque abbiamo la maggior parte degli uomini. Sì, un botto. Oh, scappa, 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 70 Madonna. di vita, 50 di vita. Madonna. Perfetto. Attiva pure e vieni subito qui, vieni subito qua. Vieni da me, vieni da me. Appena si sbloccano, vai e attacca subito l'ariete. Oh, stronzo. No, no, l'ariete, l'ariete. Se non devono avanzare. Blocco un po'. Però questo fa malino, eh. No. Oh cazzo, uno sta scappando. Bastardo, bastardo. Quello forse si è fermato, eh. Facciamo questo stronzo. Minchia, mi sta ammazzando. Ma Scappa, 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 scappa. faccio il culo. È difficilotta, eh? Sì, anche perché io non c'ho l'arma, quindi. Qua che ci sta? Niente. Adesso sblocca tutto. Devo fermare? Ok. Ok, ho sbloccato anche qui. Perfetto. Perfetto. Bene. Fammi andare a me avanti un attimo. Ecco, sono due stronzi. Altri due stronzi. No, no, no. Mi serve il tuo aiuto? Siete una cavallo, eh? Sono più veloce. Mi sa che devi mettere almeno difensivo tu, sennò. Ok, difensivo. Porto la milizia Ok, anche all'accampamento. questo. No, qui dentro. Madonna! Voglio. Stavi registrando? Sì.
Sarà anche un drago, sappino. Uscita proprio da dal cuore. Ok, Ottimo. non sono più un problema. 31 di oro, top. Sei solo, disvara, da sei solo. Stricet, te lei sbaglia, da sei solo. Ya, ya, disvara, se strum. Stare sulle fiamme. Muori. Perfetto. Ragazzi, questo è uno dei boss personalizzati, dove c'è in danno ad area che ti dà il fuoco. Infatti io mo ho perso una milizia e quindi no, da Marco. Lo sapevo. La cosa che oh, che lag. Allora entriamo tutti insieme. E che cazzo vai avanti? Allora, questa è protetta da... Che entriamo tutti insieme, che succede qualcosa. La Madonna! Oh. Ok. Brum. Ok, l'uscita è stata bloccata. Va bene. Uè! Fa delle coppie, quindi tu devi... Il ghost lo devi ignorare, devi puntare solo... Ma quanti su? Lui, lo devi trovare. Eccolo. Ghost Sebaku boss. Ghost Sebaku. Oh, ma sei stronzo, no. Ok, una fa. Ok, missione completata. Adesso il tesoro è nelle tue mani. Posso andare? A vado? 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 Io vado, eh. Madonna. Ma per sempre? Una volta. Una volta. Bene. Se tu vai adesso nel cinta impalizzata, guarda quanto stanno. Ok. Da 250 sono passate a 500, quindi vuol dire che durano molto di più adesso. Bene, molto bene. Molto bene. Eh? Eh? Ah, io non ho pozioni, aspetta che vado a mandare il mio uomo. Vai, vai. Tu avvisami se sto morendo. Molto bene. E sto stronzo è morto. Qui c'è qualcosa. Vai, Gianna. Vado. Ma? Ah, pensavo si andasse da là. Ah! E per festeggiare voglio ammazzare questi. Ma madonna, che cazzo sei? Minchia, sono fortissimi. Infatti sì, io. Questi con il sacerdote, sai che cosa ti fai? Un esercito. Ti converti. Gli enemmi a disposizione sono questi. Quello che ti dà più uno di attacco, più uno di difesa per le lame. Più uno di attacco, più uno di difesa per le frecce e più due di attacco, che non sono affatto male. Datemi tutto in legno che avete, che sennò vi avviso. Ah no, no, grazie. Bene, il monaco arancione ha convertito un samurai. Ah, bravo. Andiamo. Parto prima io. Facciamo prima i cavalieri, che così lo depotenziamo.
Oh, i miei sacco di soldati. Ma assorbimi le panne. E non uscito. Mamma urna. È il momento di attaccare. Il ram ce l'hai. È lontanissimo. Portalo, comincia a portarlo. La madonna, oh, occhio. Non li posso tenere tutti. Lo so. Sono inviato. Ah, boh, non ti preoccupare, con gamma io mi ammazzo. No, ok, ce la stai facendo, va. Vai. Ce la fai tu? Vabbè, no, dai, ecco comunque. A lungo la via non ci dovrebbero essere cagacazzi, no. Oh! Quanti cazzo siete? Vabbè, fa. Questi qua muoiono. Vabbè, muoiono, va niente. Tanto si recluta. Ho messo in difensivo qui. Ok. La porca. No, ma niente, adesso non può venire. Mi serve una mano. L'ho distrutta. La madonna. Bisogna fare questi tre. Come hai fatto sti regionali imperiali tu? Lasciate stare, Gianna. Madonna. Ma si sono andati tu come? Ah, già, la casella, io mi scordo. La torre. La torre? Porta anche l'ariete se puoi. Sì. Subito. Dove sta la l'ariete? Sta arrivando. No, no, sta per essere attaccato un... No. Ti venga da una mano, eh? Arrivo. Manda la dieta alla torre. Minchia, io sto prendendo mazzi di colpi. Ho anche da qui quella, mi deve cagare il costato. Ma quanti... Sono fortissimi questi, eh? Madonna, mettiti dove sto io. Minchia, ma mi caga il cazzo fino all'ultimo. Madonna mia. Ok, ci siamo. Dove cazzo sta andando il mio? È impazzita. Dai. Ok, tempo di occupare quest'area. Andiamo. Allora, se tu vuoi quell'amuletto, vedere com'è adesso, e te lo consiglio, dobbiamo andare a fare sì. Prima di finire quella missione là. E anche il boss. Mi piacerebbe. Ma guarda, no, guarda. Mi piacerebbe. Giocatore 1 ha raggiunto il livello 10. E quindi può attivare il secondo bonus. No. Però perché me l'ha fatto mentre ero qui? Vabbè. Mi ha spostato la visuale. Vediamo se ne scaffano io il livello 10. Mi sa che qua scoppio.
Anche io. E mi ha portato una visione in fondo a tutto. La Madonna, aiuto. Ok ragazzi, adesso facciamo la boss. Ah Madonna, facciamo, mannaggia, fermati. Ok, andremo a fare una bella boss fight. Sei pronto? Andiamo? Vado? Un attacco? Ma hai aggiunto una torre o sbaglio? No, ti sto... Madonna. Ma! Sono uscito? Grande! Sono talmente... Pensa a lui! Ci penso io a questo, tanto è facile. Ma sai perché mi fotte? Perché lui sta... su una collinetta e mi dà fastidio. È morto. E adesso doveva entrare da... Vabbè, adesso dobbiamo pigliare da qua, il tappeto. Oh, questo è un libro, ma non ci serve, non c'è il sacerdote. Quindi non lo possiamo prendere. No, a noi non ci serve. Guarda cosa succede. Perdi vita? Sì. Ghiacciato, maledetto. Attenzione. Madonna. Vieci. Prendi quelli della tua milizia pure. Mi sbarbello su di te, io non mi rompo nel cazzo. Come osi? La milizia è buona all'inizio, ma più che altro ho paura del carretto che muoio. Ma gli puoi mettere più HP, più danno? Ho già gliel'ho messo. Ah no, non... Nell'ultima cosa gliel'ho messo. Hai fatto bene. Allora va niente. Ok, gli arcieri te li ho uccisi. Con un colpo. Pim 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 pim. Ho fatto il mio gruppo. Oh zio. Ciao zio. Come fa? Bene. Allora, ragazzi, questo è un altro di quei boss di cui abbiamo bestemmiato tutti i santi. E pertanto di sotto è che Sigma main. Io no. Adesso ce li facciamo. Sì, sniffa sta minchia. Sniffa sta minchia, stronzo. Una fa... Snorz. Dal corpo dello sciamano hai ricevuto un potente amuleto. Lo puoi trovare nel mercato. Ed è quello che... Madonna! Subito ho preso. Madonna cara. Eccola, una barra bianca. Mi carica abilità. Ragazzi. Cosa più bella non c'è. Madonna. Sono una... Stefa. No! Dai, voglio ammazzare tutti. Venite.
Lo dico meglio usarlo tipo contro i boss, questa abilità. Sì. Ma madonna. Otto di legno. Mediale. Io giustamente mo con queste torri come cazzo faccio? Ah no, i banestini di... Tu c'hai questa cosa, ce l'hai attivo l'abilità? 10 Madonna. Ma gli ho tolto 100. Addio. Una fa. Benissimo. Allora amici, adesso quante bestemmiamo abbiamo fatto fino a mo', andiamo a fare una bella boss fight, che è la ninfa. Prego, scenda pure. Ciao. Dai, su. Ma sei stronzo, Praticamente, se siamo sotto queste onde, lei si cura, noi lo prendiamo in cura. Ma in questo caso il cuno non ha preso lei. Ok, cosa dobbiamo fare qua? Solo gli amici possono entrare. Sono 4 tombe che devo scavare. Ok. Oh! Ma quanti siete? Ok, è successo qualcosa. Qua? Sì, ecco qua. Ok. Ah! You, tu che devi provare... Nera. Ne. Vabbè. Ok. Vabbè, bisogna vedere se funziona. Questa renica che fa? Dove la devo portare? Andiamo alla chiesa, vicino alla chiesa, e poi dovrebbe fare lui. Aspetta, fammene andare. Ecco. Sì, però il problema è che il monaco non fa un cazzo. Non è il monaco che l'ha convertita, è questo qui. Se questo qui non c'è, questa cosa non la può fare. Ah no, tutto a posto. Tutto a posto, ok, bene. Funziona. Ah, voi fate le clip. Poco lontano. Ti faccio niente. Io ci ho fatto il danno critico, No! Come bow is broken? Dammi un attimo. Cazzo, ma quanto danno faccio? 20? C'ho 20 di danno. Perché li dà sempre a me? Scusami, ma sì.
scappa che potrebbe convertire a te. Ok, no, non ha fatto. Però l'ho uccisa. Giornale imperiale. Ma scusa, ma perché gli ha dati... Oh, oh! Ok. Bene, molto bene. Sei pronto? No. Aspetta un attimo. Ma posso distruggere un cancello? No, no. Sì, sì. Osce! Come osi tutte le mie truppe morì? Come hai osato? Vabbè che sono acceni, però. E tu pensavi davvero, che morissi? Ma vaffanculo. Ah, abbiamo vinto. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace. Questo è un aggiornamento per The Dark Lord. Scusami. E spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.